Eccoci qua, a grande richiesta, rieccoci ad aprire i pacchetti delle figurine Panini. Tutti ce l'avete chiesto, noi quest'anno siamo partiti un po' tardi perché ci siamo un po' lasciati fregare, anche un po' gli impegni ci hanno portato un po' al di fuori di questo, però quest'anno abbiamo anche un aiutante d'eccezione che è nostra figlia Vittoria, che ci aiuterà nell'attaccare le figurine sull'album. Allora, campionato 2015-2016, ora Ora no, poi sì, dopo. dopo. Campionato 2015-2016, quindi abbiamo delle figurine sciolte, eccole qua, e poi abbiamo trovato questo bellissimo cofanetto di quante? Sono 25? 50, Ah, 50 buste. 50, 50 50 buste, finiamo bustine, l'album praticamente. che sì, infatti, potenzialmente sì, poi in Potenzialmente realtà sì, probabilmente costante saranno tutte dopo. uguali, Però ci e proviamo. quindi però ci proviamo. Allora, cominciamo? Dai, Cominciamo, inauguriamo sì, questa cosa. iniziamo questa Andiamo apertura a nastro, 2015-2016. eccoci qua. Ecco qua. Ok, subito iniziamo con calciatori, ma questo non è. Ah, ok, questo non è niente. Ci deve essere qualche Allora, codice scritto sopra l'apertura. Sinisa Mihajlovic dalla ecco, perfetto. Samp, è Ok. passato al Milan quest'anno. Guilherme dell'Udinese. Poi abbiamo Leandro Greco dell'Hellas Verona. Lorenzo Tonelli dell'Empoli, difensore. E Morganella del Palermo. Poi qui abbiamo Comunque un po' dalla di serie C. Serie B, il Bari. No, serie, sì, serie B. Ah, serie B, Bari. Abbiamo Bari Benissimo, e questi sono i siamo primi. ritornati. Ok, Eccoci qua. intanto passa che noi Allora, intanto ci andiamo appiccichiamo. Quale deve attaccare? Iniziare, fammi vedere. avanti. Intanto vediamo cosa abbiamo qua. Ah, la Coppa Italia. Eccoci. Ah, ecco, Lazovic. L'Azovic proprio dopo quello che è Vabbè, accaduto ieri, proprio ieri sera. ieri. Qua abbiamo Giuseppe Rossi, che speriamo possa tornare anche a giocare, a Si esprimere quello che può parla anche di un esprimere. suo trasferimento in questi giorni nel mercato di gennaio di E riparazione. poi Paredes dell'Empoli, che Empoli. ha appena perso con l'Inter, tra l'altro. Il Cagliari, lanciatissimo verso il ritorno in Serie E poi A. qua Onazzi abbiamo della Lazio, Lazio. Lazio. E benissimo, Ed andiamo eccoci qua. Ok, avanti. Andiamo avanti. andiamo avanti, un altro pacchettone. Figurina di casa. Ecco, Ecco cioè, qua, è non veramente, è non è la mia la serata tua questa serata, qua, direi che non lo esattamente. è. La Ok, qua del qua del Torino, Torino. Antonio Vabbè, Cassano. parliamone subito. Vabbè, scusate, sì, in effetti avrei dovuto Boucher dargli un attimino più sì, certo, sì, perché di visibilità. sicuramente ha Eccolo qua. molti. Ora avrai dei fan. Allora, poi abbiamo Marcel Buschel Buschel, che dell'Empoli. del Liechtenstein, tra l'altro. Spalli del Carpi, Spogli del Carpi, Samir Chedira Khedira. E della Juventus. vabbè, Eccoci qua. E qua siamo ritorniamo con ancora lo qua. Va scudetto. bene. Benissimo. Ok. Andiamo avanti e cominciamo a occuparci del bombolone che è stato giustamente. Wow, Cerchiamo un che bombolone. roba qua. 5-7-7. Mi serve 5-7-7. Allora, vediamo un po' che 5-7. cosa abbiamo qua. Ah, fa un grande l'allenatore del Sassuolo che è Eusebio Di Francesco. 5-7-7. E questo è un Leonardo, uomo che avrebbe potuto uomo mercato farci purtroppo, sognare, ma perché è purtroppo sì. eh sì, è sempre così, Purtroppo quando un sì. giocatore del Genoa va bene diventa un uomo Purtroppo sì. mercato automaticamente. Pavoletti. Lo Spezia. Poi abbiamo lo Spezia, due giocatori dello Spezia e Maicon. Ah, Della eccolo Roma. qua, Poi della Roma. Che si vede bene. E abbiamo qui abbiamo Cremonese e Cuneo, Cuneo. le formazioni. Poi dell'Ascoli, due giocatori. Ed E siamo eccoci arrivati. qua. Andiamo. Allora, qua abbiamo un pezzo di Jensen. Eccolo qua. Qua abbiamo anche Blues che è Abbiamo il arrivato a nostro darci ufficiale una mano. arrivato. Ciao. Saluta tutti. Poi Poi
interessatissimo, possiamo vedere. Ok, poi abbiamo Lanciano, due giocatori del Lanciano, però siamo quasi per finire il Genoa, non sei contenta? Sì. Sto giro, eh. Piccato che è quasi finito il Genoa, no. Fanno solo sull'album delle figurine. Facciamo campionato dai. Allora, Livorno, due giocatori del Livorno. E poi abbiamo un nuovo Spalli, che questa è una doppia, la prima doppia, beh, finora insomma. Vabbè. E Davide Bassi dell'Atalanta. Eccoci qua, andiamo avanti. 3, 1, 4, 2. Andiamo ad aprire, ragazzi. Ce ne sono veramente mille figli. Sì, questo è il mitico grifone. Che di mitico ha ormai veramente soltanto il suo simbolo. E questo è il Trapani, due giocatori del Trapani. Qui abbiamo Verdù della Fiorentina, vediamo se si vede bene, ok, e due giocatori del Novara. Nel frattempo è passato anche il treno, per rendere ancora più homemade questo video. Non ci facciamo mancare niente. Okay. Allora, portiere del Chievo. E qua abbiamo Brienza del Bologna. Si vede bene? Sì. Ok, eccoci qua. Tra l'altro Vittoria sta attaccando benissimo le figurine. Meglio di mamma le sta attaccando. Di me sicuramente, non ci vedo. Va bene. Allora, qui cosa abbiamo? Allora, abbiamo due stemmini, uno della Pro Vercelli. Deve essere la regina. Ok, adesso un pezzo di Sassuolo. Due. Ok. E due giocatori del Pescara. Poi abbiamo mitico Serse Cosmi. E Pasquale Marini. La parte dedicata agli allenatori, sì. Agli allenatori di Serie B. No. E qui è inconfondibile per il cappello, certo. Soprattutto Marek Hamšík del Napoli. Sta giocando tra l'altro al Napoli in questo momento col Torino, bisogna vedere quanto stanno facendo. E Miro Klose, che giocatore. Della Lazio. Che per il momento quest'anno non c'è ancora, diciamo, iniziato con i suoi gol. Però ne ha fatti talmente tanti che insomma, insomma può anche quettare un po'. Questa è doppia, l'abbiamo già vista prima. Poi Aleandro Rosi, Frosinone. E qua siamo con due giocatori del Novara. Sì. Luis Adriano. Milan. Sì, fai vedere la scritta del nome. Ok. Poi abbiamo Denis, il tanque Denis dell'Atalanta. Ok. E qua siamo ritornati. Perfetto. Altro pacchetto, altro spacchettamentos. La stemmina dell'Atalanta. E due giocatori del Vicenza. Tanto Thomas Manfredini. Che era giovanili della Juve, poi ha giocato dappertutto, penso, perché ha giocato nel Genoa anche tra l'altro. Matusalem, anni, anche Matusalem ha giocato nel Genoa. Sì. Matusalem, sì. Ferraio mica da ridere. Il massimo un maccarone. Ah sì, un maccarone che deve avere la mia età, tra l'altro. Penso di sì, perché insomma, vicino ai 40 comunque. Fra tutti li abbiamo beccati un po' di, insomma, di veterani, direi, dei campionati. Cremonese Cuneo, e questa mi sembra che sia doppia se non ricordo male, e Gentiletti della Lazio. Gentiletti, sì. Questi li abbiamo già visti e andiamo. Mamma, guarda. Sto facendo proprio bene. Brava Vittoria, brava. Qua abbiamo Fabrizio Castori, allenatore del Carpi. Poi Jalic, l'Inter, bel giocatore, detto, Jalic, a me piace molto, devo dire. Missiroli, Sassuolo.
Sassuolo che sta facendo un super campionato, eh? Due giocatori del Latina e poi del Chievo, Nicola Rigoni, anche lui uomo mercato in questi giorni, ho sentito parlare di un possibile trasferimento. Marco D'Alessandro dell'Atalanta. Ok. Facciamone ancora uno, poi non vogliamo, poi gli altri non vogliamo fare tutto adesso, perché insomma sono già, siamo già a 13 minuti, poi vediamo lo scudetti, che un po' di scudetti, Savona, spalle, Savona, bellissimi, bellissima questa idea dello scudetto, le squadre dei campionati minori, diciamo, molto, molto carina. Questa cosa di dare spazio anche. No, certamente. Poi abbiamo Danilo dell'Udinese. No? Ah, Burdisso. Che magari ti consigli che ce l'hai praticamente tutto, quasi tutto il giro. Anche no. Anche no. Anche no, visto oggi proprio non è giornata. Abbiamo due giocatori del Latina, anche qui, e il Caduri del Napoli. Del Napoli. E poi concludiamo con Andrea Masiello dell'Atalanta. Molto bene, molto bene. Ok, ci fermiamo qui. Presto vedremo un'altra, circa 10 minuti di apertura, così almeno non vi tediamo più di tanto. Intanto Vittoria sta continuando ad attaccare le figurine. Ha iniziato il suo album. E niente, ci vediamo alla prossima. Intanto facciamo una carrellata. Su com'è l'album dentro. Siamo sulla Fiorentina. E alla prossima. Ciao. Ciao, saluta Vicky. Ciao. Ciao.